parole sul ritorno di Lamù su Telecapri. Carissimi amici, è con grandissima gioia che abbiamo accolto, solo pochi giorni fa, la notizia del ritorno della nostra cara Lamù su Telecapri, con tanto di sigla misteriosa a seguito. La nostra felicità deriva non tanto, o non solo, dall'opportunità di poter aggiungere un altro capitolo alla storia più misteriosa del web, ma anche e soprattutto dalla chance di poter rivivere emozioni dimenticate e ricreare un binomio, forse un'atmosfera, propria della nostra infanzia. Un tempo in cui tutto era bello, tutto era perfetto, e quando iniziava la mossa su Telecapri ogni cosa al mondo girava nel verso giusto. Noi, vale la pena ricordarlo, siamo prima di ogni altra cosa dei fan, degli appassionati di Lamù, degli anime, delle sigle TV. E l'ordine è assolutamente casuale. Per questo motivo, da buoni fanatici, non possiamo non rimarcare con il sorriso sulle labbra come la sigla misteriosa salti fuori puntuale ogni qualvolta ci sia il coinvolgimento della storica emittente partenopea. Con buona pace dei depositari SIAE, peraltro postumi, e di tutti noi ricercatori, non possiamo esimerci dal notare, questa volta con grande amarezza, come da parte di TBS sia stato negato ancora una volta un cenno, uno spiffero in camera. Perché intendiamoci, sappiamo di non essere importanti, però non siamo nemmeno invisibili. Dopo tanti anni di sostegno incondizionato verso Telecapri e i suoi prodotti, uno straccio di spiegazione ce la meriteremmo anche, no? L'evidenza porta ormai a ritenere come la società sia del tutto tranquilla nel trasmettere la maledetta canzone. E dunque, o ne è titolare, o ritiene che i titolari non abbiano nulla in contrario al suo broadcasting. Negare questo semplice fatto sarebbe una presa in giro. E dato che evidentemente non si tratta di materiale scottante, in quanto bellamente propagato nell'etere, per un trentennio addirittura, anche ai giorni nostri, dopo migliaia di illazioni sulle genesi della sigla, crediamo sarebbe corretto e carino nei nostri confronti, di quei fruitori quali hanno contribuito al boom di Telecapri stessa, fare un pizzico di chiarezza. Non si tratta di critiche, ma di semplici affettuose constatazioni, di quelle che ti muoverebbe un amico o un fratello. Noi fan, noi ricercatori, voi appassionati, tutti insieme avremmo potuto rendere questo rilancio di Lamù un momento epocale e indimenticabile. Dispiace. Dispiace tanto che non ci sia stato permesso.